Lo sapevamo che era il girone più difficile, ma che noi ci possiamo stare a questo girone, però poi dalle parole bisogna passare ai fatti, e campo non mente mai, e campo è quello che decide chi deve andare avanti e chi rimanere, che non passa, insomma, ecco. In una partita del genere è emersa anche un po' l'esperienza, l'abitudine a questo tipo di sfide di una squadra come Real Madrid? Sì, te. Esperienza dopo quando siamo rimasti con un uomo di meno, e loro poi Real Madrid sa palleggiare, sa gestire la palla. Penso che queste squadre sono più abituate a meno abituate a difendere che giocare. Giocare è il loro pane, e c'hanno anche giocatori di qualità che sanno palleggiare e gestire il pallone. Poi così diventa ancora più difficile quando devi rincorrere con un uomo in meno e loro sono bravi a girarla e tu vai a vuoto. Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre in maniera indelebile. Nella storia calcistica stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto il piacere anche di giocarci contro, di marcarlo, e onestamente fatico ancora a pensare, cioè a credere che non ci sia più, età anche molto giovane. Mi dispiace veramente tanto e sono veramente molto, molto addolorato per la sua scomparsa. Ecco. Ma un passo indietro. Già di base è difficile giocare contro squadre importanti come Real Madrid. Se pronti via, andiamo sotto di un gol e rimani in 10, diventa veramente una montagna difficile da scalare. Penso, ecco, che si sia vista un po' la differenza tra noi e loro. Questo non è che ci deve abbattere, ci deve far capire che c'è una strada da percorrere ed è una strada dove bisogna lavorare, bisogna essere vogliosi, umili, di capire anche in che punto, in che zona ci si trova, e non lasciarsi ammaliare da sirene che possono arrivare dall'esterno, e capire che c'è una strada da percorrere. L'unica strada che possiamo percorrere è quella del lavoro e della crescita da parte di tutti, sotto tutti i punti di vista. Ho visto la partita con molta attenzione, ho osservato tante cose. A me l'Inter della prima parte, fino a quando c'è stata l'espulsione di Vidal, non mi è piaciuta. Quando invece è rimasta in 10 mi è piaciuta. Non pensi che questo miglioramento che si è visto in campo col cambio di modulo e con l'emissione di certi giocatori possa essere fatto prima, visto che ultimamente l'Inter sta subendo molte reti e non è così prolifica in attacco? Non pensi un cambio di modulo? Che non sia prolifica in attacco non penso, visto che i gol li facciamo anche tanti. Forse magari ne stiamo subendo qualcuno in più, però se non va a vedere, l'Inter è una squadra che segna tanti gol. Per il resto, penso, come ho detto, la partita si è messa subito in salita ed è stato poi difficile rimettersi in gioco, anche per via anche di un'espulsione dovuta forse a un eccesso di proteste, però la situazione è questa, ne prendiamo atto. Sicuramente la partita di andata
abbiamo fatto molto meglio, eravamo stati molto più aggressivi. Però è stato difficile partire già con 1-0 sotto, in svantaggio, e poi subire un'espulsione. Penso che ha tagliato le gambe alla squadra. Nonostante questo, io penso che la squadra, nell'atteggiamento, nella voglia, nella determinazione, oggi abbia fatto bene. C'è stato grande impegno, anche perché non dimentichiamo che comunque giochi contro il Real Madrid e non giochi contro l'ultima della classe.